1, 2, 3. Caramelle alla menta è il cortometraggio di Linda Fratini, una storia di finzione che però parte da un progetto sociale sviluppato all'interno della casa circondariale di Arezzo. È la storia di Michele che sta scontando la sua pena in carcere. Il tempo che sembra essersi fermato per lui è scandito dai ricordi di quando era bambino e dalle caramelle alla menta. Don Dino dice che avere una colpa o commettere un peccato significa aver fatto un tentativo non riuscito. Non aver fatto centro, insomma. Ogni volta che se ne va, mi regala una caramella alla menta, che io non mangio. Le conservo, ma non perché non mi piacciono, ma perché ho la sensazione che più aumentano le caramelle, più il tempo passa, le settimane passano e i giorni della mia pena diminuiscono. Il corto è stato presentato al Teatro Pietro Laretino all'interno della rassegna culturale Diffusioni, radici sociali per una cultura da condividere. Mi sono focalizzata soprattutto sull'essere umano, ovvero può un essere umano passare così tanti anni chiuso dentro una cella, chiuso dentro uno spazio così piccolo? Quanto ti fa riconoscere? Quanto fa riconoscere noi stessi? E partendo da questa domanda, diciamo, ho cercato di tirar fuori il più possibile da un essere umano dentro quella situazione, ecco, basandomi su tanto materiale. Presente all'iniziativa anche chi conosce da vicino la dura realtà del carcere, Carmelo Musumeci, ex detenuto e scrittore. La pena dell'ergastolo è una vera pena di morte viva, o meglio una pena rallentatore. Io sono stato condannato alla pena dell'ergastolo, sottoposto a regime di tortura democratico del 41 bis. Per circa 25 anni sono stato condannato con l'ergastolo ostativo, sapendo che di me sarebbe uscito solo il mio cadavere. Io sono entrato in carcere con la quinta elementare da autodidatta, mi sono diplomato, mi sono laureato in scienze giuridiche, giurisprudenza e filosofia. Diciamo che se adesso sono una persona migliore e anche grazie a quella persona cattiva che ero prima. A chiudere la serata il concerto dei Sycamore Age, da sempre attenti alle tematiche sociali che hanno voluto contribuire all'iniziativa con la loro musica. L'intento di questa iniziativa è anche quello di coinvolgere i giovani nel parlare di cose interessanti. È meglio che la musica e i giovani di territorio che fanno anche della buona musica, non c'è modo per coinvolgerli all'interno delle nostre iniziative.